Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Come da titolo, oggi sono qui per parlarvi un po' della fotografia del film Non è un paese per vecchi del 2007 diretto dai fratelli Coen e la cui fotografia è stata curata dal grandissimo Roger Deakins. Il film è stato girato con un rapporto d'aspetto di 2:41 e Deakins ha utilizzato telecamere Harry e lenti Harry Master Prime insieme ai Coke S4. La maggior parte della storia si svolge in alberghi, distributori di benzina, per strada, tutti luoghi descritti in modo molto evocativo nel libro. Il paesaggio per cui è molto importante e infatti le prime inquadrature che vediamo in questo film sono inquadrature di paesaggi e come composizione in alcuni casi mi ricordano molto quelli di Fargo, film nel quale la fotografia è stata curata sempre da Roger Deakins. Spesso poi vediamo la linea dell'orizzonte in queste inquadrature posta in alto, ma non solo in queste inquadrature iniziali, anche in altre nel corso del film. Il che può contribuire a percepire il paesaggio come qualcosa di opprimente. È una tecnica che è stata utilizzata da Deakins, che utilizzerà Deakins, perché è un film che viene dopo Non è un paese per vecchi, in Sicario, diretto da Denis Villeneuve, e anche lì fotografia curata da Roger Deakins. Di sicuramente opprimente c'è il personaggio di Sigur, che nel libro viene descritto come la personificazione del male, e quindi Deakins e i fratelli Coen per tutto il film volevano renderlo una figura molto oscura e indistinta. E infatti quando lo vediamo per la prima volta, quando viene arrestato per strada, il suo volto ci viene nascosto, non lo vediamo né quando sta per salire né quando è in macchina. Poi lo vediamo seduto in una stazione di polizia in manette, mentre in primo piano c'è un agente di polizia al telefono. Sigur è dietro di lui, sfocato, ma vediamo che inizia a divincolarsi dalle manette. E la prima volta che lo vediamo in volto ha questa espressione, il che è tutto un programma su quello che vedremo nel corso del film. Qui poi abbiamo questa inquadratura dall'alto che Deakins userà in un altro film, ovvero Sicario. Bellissimo anche il dettaglio del pavimento con tutte le strisciate delle scarpe lasciate dall'agente di polizia che è appena stato strangolato. Nel corso del film poi abbiamo molti riflessi che spesso danno anche una mano ai personaggi nelle loro azioni. Una peculiarità della fotografia di Deakins è il largo uso che fa lui delle luci pratiche e questo film non fa eccezione. Spesso e volentieri vengono anche utilizzate come unica sorgente luminosa in scena. Ad esempio quando i narcotrafficanti inseguono Moss in macchina all'inizio del film, oppure quando lo sceriffo Tom è nella camera dove è morto Moss e viene illuminato da una luce della camera e dai fari della macchina e nient'altro. Per quanto riguarda poi l'illuminazione dei volti, anche qui Deakins utilizza una tecnica che ha spesso e volentieri utilizzato nei film precedenti, ovvero opta per un'illuminazione dei volti che ricorda molto le opere di Vermeer, con la luce che arriva da un lato e degrada dall'altro lato, senza che vi siano altre luci a illuminare il lato più scuro del volto. Con questa tecnica di illuminazione, secondo Deakins, si ottiene una maggiore profondità dei volti. Ma abbiamo anche altri tipi di illuminazione, ad esempio l'illuminazione dal basso, quando ad esempio Sigur uccide gli uomini nella stanza di Moss e si siede sul letto e la luce della lampada caduta a terra gli illumina il volto proprio dal basso. A volte invece si opta per un contrasto più accentuato, con metà volto illuminato e metà completamente oscurato. E per quanto concerne l'oscurità, non manca nemmeno in questo film un grande marchio di fabbrica di Deakins, ovvero le silhouette. Così come tante sono anche le inquadrature dal punto di vista dei personaggi, che ci calano ancora di più nella storia. C'è anche poi un interessante aneddoto per quanto riguarda la scena nella quale Moss torna sul luogo della sparatoria e viene trovato dai narcotrafficanti e viene inseguito da loro. Una storia interessante per quanto riguarda su come Deakins aveva pensato di realizzare l'alba. Infatti, secondo Coppione, in questa scena si doveva passare dalla notte all'alba fino alla piena luce del giorno. Non riuscivo a pensare a un altro modo per realizzare questa scena se non con un'enorme sorgente luminosa, quindi ho optato per tre masco, enormi luci usate di solito per eventi sportivi, per creare un effetto chiaro di luna. Non volevo farlo, ma non vedevo altra possibilità. Per provare a fare il passaggio all'alba, invece, abbiamo individuato un'altura dove Moss parcheggia il suo camion e quando gli spacciatori tornano, parcheggiano la loro macchina nello stesso punto
e abbiamo cercato di fare il passaggio all'alba illuminando dietro le macchine, come se il sole stesse iniziando a sorgere. Abbiamo letteralmente sparato in aria la luce per illuminare il cielo, per creare un bagliore dietro le auto. Ma quando più tardi abbiamo fatto la ripresa principale di Moss che scappava, c'era una mattinata nuvolosa. È stato così deludente, perché se fosse stata una mattina limpida, penso che l'illuminazione che avevo fatto e l'alba reale si sarebbero adattate abbastanza bene. Ma avevamo solo 2 giorni per girare l'intera sequenza, quindi non potevamo tornare lì e farlo il giorno successivo. E passiamo ora, ragazzi, a un'altra bellissima scena di questo film, ovvero la scena alla stazione di servizio tra il povero commesso e Sigur. Vediamo che per illuminare la scena viene utilizzata la luce proveniente dall'esterno, che viene tolta leggermente da una parte dei volti per creare un po' di contrasto. Altrimenti, con la luce proveniente dalla finestra dietro il commesso, Sigur sarebbe illuminato in modo piatto. Invece così si crea un po' di profondità e tridimensionalità. E tra l'altro, per questo dialogo, Dickens opta per inquadrature over the shoulder. Ed è strano, perché di solito Dickens non riprende i dialoghi così, bensì sistema la camera tra i due attori. Quindi abbiamo inquadrature singole degli attori a dialogo e non inquadrature con la quinta dell'altro attore. Tra l'altro, notate, dal punto di vista della preparazione della scena, quelle lame, non so se sono delle seghe, vabbè, comunque appese dietro al commesso, che sembrano quasi dei cappi da impiccagione, a simboleggiare forse il pericolo che scampa questo personaggio, del quale forse non si rende nemmeno conto. E al culmine della scena, quando Sigur gli chiede di scegliere tra testa o croce, parte un lentissimo push-in, un avvicinamento di camera, che si ferma poco prima che faccia la sua scelta. Passiamo invece adesso alla prima scena nella quale vediamo Carson, interpretato da Woody Harrelson. Vediamo questa enorme stanza di questo grattacielo che ha le pareti scure, le luci sono tutte accese, anche qui largo uso di luci pratiche per Dickens. Abbiamo una grande finestra sullo sfondo, vediamo gli edifici fuori, le luci non sono bruciate fuori dall'edificio. C'è una grande profondità in questa inquadratura. Carson poi veste di bianco, quindi c'è separazione con lo sfondo scuro. E anche qui il volto viene illuminato di lato, nonostante quella finestra enorme dovrebbe illuminargli tutto il volto, ma sarebbe un'illuminazione un po' piatta. E prima, ragazzi, vi ho parlato delle silhouette, delle quali fa largo uso Dickens nei suoi film. E guardate questa silhouette qui. La silhouette di Moss col fucile che attende seduto sul letto l'arrivo di Sigur, con la stanza che viene illuminata solo dalla luce giallognola delle lampade a vapore di sodio della strada. E in basso a destra la sottile linea di luce bianca che attira la nostra attenzione. Sigur arriverà oppure no? Così come bellissima anche la silhouette dello stesso Sigur che intravediamo per un attimo quando Moss salta dalla finestra. E arriviamo poi alla scena della sparatoria in strada, che per stessa ammissione di Dickens è stata molto complicata da realizzare. Su tutti i tetti degli edifici Dickens ha sistemato degli anelli con 4-5 luci e altre luci aggiuntive sopra i lampioni, per creare punti di luce più definiti sulla strada. In più ha mantenuto la tonalità giallognola-arancione data dalle lampade a vapore di sodio dei lampioni. Questo perché voleva che questa scena risultasse piuttosto cupa. E subito dopo la sparatoria abbiamo la scena nella quale Moss va a buttare i soldi dal confine americano, o messicano, non mi ricordo. Sta di fatto che Dickens voleva che la parte americana avesse una luce blu e così ha cambiato tutte le luci dei lampioni, mentre per il lato messicano voleva mantenere colori più caldi e sgargianti. E quando poi Moss si ferma a parlare con quei tre ragazzi, c'è una luce molto saturata che sale da sotto il ponte, come se sotto ci fosse una strada. In questa scena mi sono divertito a giocare con i colori, perché l'illuminazione della sparatoria precedente era composta interamente da luce gialla o arancione. E poi, ragazzi, apro una brevissima parentesi per farvi capire quanto sia importante anche l'inclinazione della camera. Guardate quando Moss cerca di entrare negli Stati Uniti e ha dialogo con il poliziotto al confine. Moss è in posizione subordinata rispetto al poliziotto, che non lo vuole fare entrare, infatti viene inquadrato Moss dall'alto verso il basso, mentre invece il poliziotto, che è in una posizione di potere, viene inquadrato leggermente dal basso verso l'alto. E poi ancora, ragazzi, guardate la telefonata finale tra Moss e Sigur. Chi è che controlla qui la situazione? Chi è in comando? Moss al telefono sì, fa tutto lo spavaldo, però guardate come viene inquadrato. È di spalle, testa appoggiata al muro,
è disperato. Tutt'altra inquadratura invece a Sigur. E un'altra caratteristica peculiare di Roger Deakins è il fatto che spesso e volentieri, anzi quasi sempre, lui opta per la camera fissa e non per la camera a mano. Opta per la camera a mano solamente quando la situazione, la scena, lo richiede. E il fatto che utilizzi così poco la camera a mano, quando la utilizza, ha un grande effetto su noi spettatori. E quando è che in questo film viene utilizzata la camera a mano solamente in un'occasione? Quando lo sceriffo Tom corre verso la camera d'albergo dove appena è stato ucciso Moss. Credo appunto che sia l'unica scena nel film nella quale venga usata la camera a mano. E più in generale, per quanto riguarda lo stile non stile di Deakins, nel senso che lui è un direttore della fotografia che si adatta molto a quello che chiedono i registi e non impone invece le proprie scelte, appunto, mi piace ricordare questa sua frase. Mi piace dare una mano a raccontare una storia senza distrarre il pubblico e senza uno stile fatto di cose superflue, non necessarie. C'è sempre la tentazione di creare immagini drammatiche, perché c'è così tanta tecnologia là fuori oggi per aiutarti a farlo. Ma perché? Se hai una buona sceneggiatura potresti distrarre il pubblico invece di coinvolgerlo nel film. Bene ragazzi, quindi questo era un rapido excursus sulla fotografia di Non è un paese per vecchi. Io vi invito a rivedervi questo film con un occhio appunto alla resa visiva delle immagini, perché merita veramente. Come sempre ragazzi, io vi ringrazio delle visioni, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!